L'ultimo di gennaio a Viareggio un bambino è rapito, il movente ben presto è capito, un riscatto in danaro starà. Lavorini ermanno si chiama, che in Pineta si reca a giocare, lì un uomo lo viene a chiamare e in auto si dice salì. Quando giunse l'ora del ritorno e a casa non viene a tornare, la famiglia si viene a allarmare e ricerche cominciano a fare. La sorella che stava in negozio il telefono sente squillare, corre presto lì per ascoltare, un cliente lei pensa sarà. Ma un uomo gli parla e gli dice: tuo fratello lo abbiamo rapito, di a tuo padre che stia premunito e il denaro ci venga a portare. La ragazza si fa bianca in faccia, i clienti non hanno capito, mio fratello me l'hanno rapito, dice sviene e in terra ne va. Viareggio in un attimo apprende la notizia di quel rapimento ed ognuno si chiede sgomento del bambino che cosa sarà. Quando il babbo e la mamma hanno appreso la notizia del grande dolore, gli hanno preso la gioia del cuore, quei briganti senza aver pietà. La giustizia ben presto è in allarme ed ognuno si mette a cercare le cantine soffitte a scrutare e le barche che stanno nel mare. L'Aurelia il padule guardato, nelle grotte guarda la giustizia, ma di Ermanno nessuna notizia, oggi cinque ancor non si sa. All'8 del mese febbraio, la speranza solo ci rimane, le preghiere non siano vane, che riabbracci la mamma e il papà. Si diceva due autiste ed un cieco, han parlato col padre di Ermanno, sull'Aurelia però non si sanno le parole che dissero là. Poi una lettera al padre giungeva, si diceva Ermanno la invia, non è quella la calligrafia di mio figlio, diceva il papà. Questa gente approfitta del caso di aumentare le angosce e i dolori di quei poveri due genitori, son persone che cuore non hanno. Son passati già 15 giorni, rapitore se c'avete il cuore, la notizia date al genitore, vivo o morto dite dove sta. A far questo non vi decidete, sarà tardi per i vostri peccati, forse un giorno sarete linciati, così peggio per voi ne sarà. Giornalisti anche voi vi consiglio, per rispetto di quei genitori, se scrivete non fate gli errori, dite solo ciò che è verità. Oggi stesso il telefono sta
tranquilla, Lavorini di nuovo si chiama, ma anche questa risulta una trama, è un ragazzo che vuole il denaro. Questo disco per ora si chiude, quanto prima lo seguiteremo, se notizie più chiare ne avremo, state certi che vi si dirà. Tutti quanti per Ermanno preghiamo, mentre il pianto ci bagna le ciglia, che ritorni fra la sua famiglia e che Dio ne abbia pietà.